Ben ritrovati cari telespettatori di Info cilento un nuovo appuntamento con il nostro detto tra noi, sempre in mia compagnia e in compagnia di Antonella. Ben trovata! Bentrovata Roberta, un caloroso saluto a tutti i nostri telespettatori. Che ringraziamo perché nella prima puntata ci hanno seguito in tantissimi quindi grazie, <ride> assolutamente anche il mio grazie, ovviamente. Ma torniamo a questo nuovo appuntamento. Come sapete ormai di settimana in settimana ospitiamo persone che vengono a raccontarci le loro storie eh, personaggi del mondo della musica della cultura e noi oggi abbiamo il piacere di ospitare un regista ma non solo ma lascio a te l'onore Antonella di presentarlo proprio così Roberta qui vengono persone che ci raccontano la propria arte oh, sì. e oggi abbiamo un ospite che è un artista completo perché adesso è un regista e uno sceneggiatore ma in realtà ci racconterà che <ride> ha cominciato con un altro ruolo e allora diamo subito il benvenuto a Renato Salvetti eccolo lì benvenuto Renato ben trovato grazie a voi e grazie a voi per l'invito grazie a te grazie a te per aver accettato allora dicevamo Renato tu oggi sei eh, regista sceneggiatore però noi abbiamo, ci siamo un po' documentate e abbiamo letto che eh, hai fatto hai cominciato la tua carriera come eh, sceneggiatore di, del, del giornale Comics e anche autore di testi particolari, ne parleremo più avanti nel programma, ma da dove viene questa passione per la sceneggiatura, per la musica anche, per il cinema? Allora, um, io per comics ho, ho, ho scritto delle micro sceneggiature, ehm, si chiamavano i Verbix, queste, insomma, ed erano delle sceneggiature piccolissime con dei personaggi fissi io, tu, egli, noi, voi, essi perciò Verbix eh, la passione per la, per la sceneggiatura non lo so da chi venga perché non ci sono sceneggiatori in cineasti insomma in famiglia eh, e per la musica sicuramente dai miei genitori perché sono stati dei grandi amanti della musica lirica e dell'opera eh, infatti io, io ho iniziato la mia insomma, carriera artistica facendo l'autore di, di canzoni più che altro eh, ho fatto due dischi con la Sony Music un bel po' di anni fa, uh, testi molesti e eh, giovane con megafono. e Ho partecipato con alcuni di questi pezzi, insomma all'epoca c'era un programma che andava insomma, di, di, di gran moda, eh, il Costanzo Show, eh, poi vabbè, ho fatto Sanremo Giovani eh, e tante diverse altre cose. Poi mi sono unito, insomma insieme al mio produttore abbiamo fondato un gruppo. Um, i Vox Populi e con loro insomma, abbiamo, insomma, abbiamo lavorato tantissimo uh, abbiamo fatto il primo maggio a Roma e da là insomma, concerti a non finire in Italia e all'estero e proprio con loro abbiamo, abbiamo fatto cinque uh, dischi all'epoca si facevano ancora i dischi e... E poi da un certo punto in poi eh, niente, ho cambiato mestiere perché i dischi non si vendevano più Vabbè, io, io oltretutto insomma ho fatto anche ehm, o dico là giusto così ehm, sono stato il coautore del, dello spot eh, musicale delle, delle patatine Pringles del 2002 eh, anzi 2003, chiedo scusa, del, ehm, del doppio brodo Star nel 2008, del, del, del Profumo Lachi di, di Romeo Gigli, eh, di altri spot insomma, televisivi. Quindi ho fatto anche questo per un periodo di tempo. E poi da un certo punto poi, quando i dischi non si sono più venduti, ho cominciato a capire mestiere. E, e quindi, eh, siccome sono stato sempre un grande un, un, insomma, appassionato di cinema... Uh, ho cominciato a scrivere uh, sceneggiature anche perché avevo, avevo avuto questa esperienza uh, con comics e quindi un po' ho recuperato questa, questa vecchia passione. E... Ecco, quindi. Eh sì diciamo tanta tanta musica nella tua vita ma poi ora diciamo l'interesse maggiore è sicuramente eh, il cinema che è un mondo diciamo che affascina un po' eh, tutti noi ecco e a proposito di cinema proprio lo diciamo sei nel team da tanti anni anche per quanto riguarda la rassegna segreti d'autore a Palazzo Coppola e sempre nell'ambito eh, delle attività di Palazzo Coppola è nata anche eh, questa scuola di, di cinema che coinvolge tanti giovani. Tanti ragazzi, ecco, volevamo capire un po' come è nato questo progetto e soprattutto che risposta c'è stata anche per quanto riguarda il nostro territorio. Sì, allora diciamo che io um, ho presentato uh, questo progetto a al direttore artistico del Campania Teatro Festival Ruggero Cappuccio eh, per la prima volta quattro anni fa, lui si innamorò di questa cosa e finanziò insomma, il primo, la prima produzione eh, cinematografica. Quindi abbiamo fatto un primo film. All'epoca era una favola con ragazzi e bambini, interamente eh, eh, interpretata da bambini e ragazzi un po' più grandicelli, che aveva per titolo eh, Una favola azzurra e grigia. E poi, insomma, siccome c'è stato un ottimo, un ottimo riscontro dai ragazzi, insomma, è piaciuto moltissimo questo, questo lavoro che hanno fatto, l'anno successivo io ho ripresentato un altro progetto ehm, e siamo riusciti quindi a, a mettere su un, un altro film dal titolo eh, La storia più bella del mondo. E lì, insomma, abbiamo coinvolto anche delle persone anziane del territorio. E ora, ecco, ecco, no, dicevamo che ora il, il quarto film, eh, insomma, che sarà eh, presso la, il Teatro La Provvidenza a Vallo della Lucania il 4 ottobre, il puzzle. Stiamo vedendo ora la copertina, ecco, anche qui, insomma, dei ragazzi in primo piano. Raccontaci anche eh, qualcosa, ovviamente senza spoilerare troppo, ma raccontaci com'è nato anche questo progetto, il puzzle. Sì, vabbè, diciamo che... Um... Io penso che, che in, in questo momento eh, storico, diciamo che eh, dove metà della popolazione alle ultime votazioni non è andata a votare, è importante invece eh, invogliare le persone a, a essere partecipi alla vita pubblica del paese, insomma a, alle cose anche politiche del, del paese. E chiunque ha la possibilità di, di salire su un palco, di stare davanti o anche dietro una telecamera, ha, 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 ha il dovere di, insomma, di, di, eh, di dire cose insomma, abbastanza importanti, specialmente relativamente a questa cosa qua, secondo me, in questo momento. E, se poi si ha a che fare con i bambini, la responsabilità raddoppia, se poi si ha a che fare con cioè, queste cose si realizzano con i soldi pubblici, addirittura si tri triplica. E, e infatti eh, è, è un po' di questo che si parla in questo film, il puzzle. Eh, ci sono dei, degli angeli custodi che vengono sulla Terra, scendono sulla Terra per consegnare delle lettere. Eh, in ogni lettera c'è un, uno stralcio di un discorso. E eh, eh, loro sperano che eh, alcuni ragazzi che hanno individuato così dall'alto, insomma, eh, si, la, si lasciano coinvolgere dal... dal da questo progetto mettere insieme, mettere insieme, ricostruire questo puzzle per farne poi non si sa che cosa. Io volevo però ricordare, Renato, anche il terzo film, eh, che è La Fuga, che ha vinto anche. Un premio importante che è il premio per la legalità. Ecco, quindi un po' ritorniamo a quello che dicevi. Eh, tu in questi film eh, cerchi di affrontare anche dei temi importanti, no? dei temi sociali, se vogliamo. Ecco, eh, come mai questo film in particolare ha ricevuto questo, questo premio? Ma è la fuga, diciamo che, che è tratto da una storia vera, da una storia vera. Uh, che è accaduta in, un, uh, in una scuola pubblica uh, napoletana, uh, in una zona che si chiama Pianura. E, e quindi io um, uh, mi sono rifatto a quell'evento, uh, da qui era stato già tratto un, un musical uh, che insomma era stato scelto dalla regione Campania per rappresentare uh, la Campania in un. In alcuni eventi che sono stati fatti all'estero, no? non mi ricordo neanche bene eh, come, insomma, come si chiamano questi eventi, sono, insomma, questo musical ha girato in Ungheria, eh, Bulgaria, insomma. E, m, mi sono rifatto a questo, a questo, a questo, a questo evento eh, che ha a che fare con la legalità, insomma, non lo so sto a spiegarlo che sarebbe troppo lungo, e eh, ho approfittato anche per, per parlare dello spopolamento dei, dei piccoli borghi, che è un... È, un, è una cosa che sentono molti ragazzi eh, in questo momento. Io ho parlato molto con i ragazzi che hanno interpretato questo film e, e, e la sceneggiatura di questo film è nata proprio mh, parlando con loro. Uh, perché sono stati loro che poi hanno, insomma, hanno espresso pareri positivi e negativi uh, del, del piccolo centro e della grande città e quindi mi sono rifatto molto a quello che loro dicevano. Ho fatto qualche piccola ricerca su internet, ho scoperto che nel 2020 tante persone da New York sono, sono andate a lavorare in smart working, in periferia, in zone molto verdi e che quando poi <ride> dovevano ritornare in città hanno cercato invece di, di, di rimanere là. Eh, hanno chiesto alle proprie aziende insomma, di appartenenza di restare a lavorare in smart working in, in provincia per, per, per la qualità dell'aria, della vita più tranquilla. Eh, quindi insomma, ci sono i pro e i contro eh, su, sulla vita di, 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 di cittadina e quella di periferia. Certo, e probabilmente questi eh, ragazzi che hanno interpretato... Uh, probabilmente eh, i, i ragazzi che hanno interpretato questi ruoli nel, nei tuoi film sentono in maniera particolare questi argomenti anche perché forse ci è sfuggito eh sì. ricordarlo, ma parliamo di ragazzi di eh, centri del Cilento Interno, perché poi eh, tutto si svolge eh, nei paesi del Montestella, Palazzo Coppola, Valle Cilento, parliamo del comune di Sessa Cilento, quindi tutti i paesi limitrofi. Quindi eh, sono ragazzi che a volte sperimentano il senso anche, diciamolo, di solitudine, di noia e quindi eh, questo progetto della scuola di cinema, ma tutta la rassegna, il festival, Festival segreti d'autore assumono lì un valore aggiunto, assolutamente. Perché a volte è anche l'unica occasione, diciamolo, di cultura eh, che questi ragazzi possono sperimentare. Allora, infatti questo, quello io. Mh, mh... Tra le fila di, di ragazzi, insomma, de, eh, ci sono dei ragazzi, de, de ragazzi insomma, che lavorano con noi, lavorano insomma, che eh, stanno con noi a, a fare film. Eh, ci sono ragazzi che vanno, che si spostano tantissimo per andare a fare danza e altre attività artistiche, ma devono raggiungere eh, Vallo, Vallo della Lucania, eh, Agropoli. e Quindi, non avendo loro la patente, essendo ancora minorenni e si devono insomma appoggiare ai loro genitori o comunque. Devono, devono aspettare pullman che non è che passano molto di frequente. E quindi il fatto di, 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 di aver eh, ehm, realizzato una piccola scuola di cinema là sul territorio, secondo me, è una cosa proprio bella per loro. Secondo me, è proprio. proprio Uh, veramente, io sono, 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 sono contentissimo di questa cosa che faccio. Io non vedo l'ora di venire là. Cioè, io sono innamorato del Cilento e tutti lo sanno. Mi conoscono tutti là e sanno benissimo dell'amore che io ho per quella terra e per tutte le persone del, del, della, del, della zona. Io conosco tutti, e, um, mi piace tantissimo. E io ci vengo anche quando non, quando non devo lavorare, Insomma, io ci vengo proprio perché mi piace e quindi. Uh... Bello, ci piace insomma aver incentrato questa nostra chiacchierata sì. proprio sui giovani. Perché... Sui giovani e sul territorio, esatto. anche perché poi indirettamente eh. stiamo... Toccando diversi <ride> temi, vedi, Renato sì. parlava dei pullman che non passano così spesso, perché Vero. il tema trasporti e viabilità sì. eh, richiederebbe, spopolamento. Spopolamento richiederebbero puntate su puntate. Quindi eh, ci fa sì. piacere comunque sottolineare o quantomeno no, eh, lanciare qualche esatto. amo. Esatto, mm. assolutamente. Sempre a proposito di giovani c'è stato un altro progetto che hai portato avanti, che ha unito un po' le tue due passioni, cioè la musica e i film. Il cinema perché ci stai anche realizzato un film musicale Uniti per la vita realizzato con 19 giovani allievi della scuola di canto dedicata ad Enrico Caruso quindi anche qui insomma è unito un po' come dicevo le, le tue passioni e hai realizzato questo bellissimo film che ricordi hai Renato e questo è stato realizzato insomma, ehm, prima del, dell'estate, abbiamo lavorato un anno nella scuola Caruso, che è una scuola che sta in una zona di Napoli che si chiama, ehm, non mi sfugge, dove è nato Caruso poi alla fine. E, e anche là ehm, eh, io ho cercato di far cantare ai, ai, ai bambini delle canzoni che avessero a che fare con temi sociali. Eh, e, e anche là c'era un, un gruppo di ragazzi che cercava in qualche modo di addirittura di scuotere le coscienze dei, 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 um, delle persone più grandicelle um, E quindi un gruppo di ragazzi che aveva visto un certo lassismo uh, da parte dei, 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 insomma, dei grandi e voleva richiamarli all'ordine, tra virgolette, e quindi cantano una serie di canzoni che hanno a che fare con il razzismo, con l'accoglienza, con, insomma, eh, con, con eh, la solidarietà, eh, tutti temi che a me sono molto molto cari e che ho visto che sono cari anche a molti, a molti bambini. Cioè, tutti i bambini che hanno interpretato queste canzoni eh, eh, mi hanno fatto domande su, sugli argomenti, abbiamo parlato... Insomma, un, un bel po' di tempo su, 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 tutti, su, su tutte queste canzoncine, sono canzoncine logicamente perché sono fatte per i bambini e quindi... Un altro, un altro bel prodotto direi sempre eh sì. uh, incentrato su temi importanti, però uh, abbiamo detto cinema, abbiamo detto musica, ma tu sei anche però autore di narrativa perché c'è un tuo romanzo dal titolo Doppio Giallo sotto un Cielo Azzurro, ecco qui siamo vedendo uh, la copertina uh, ha avuto anche un'ottima risposta, ha ricevuto anche dei premi importanti. Quindi è un giallo, ti sei confrontato anche col, uh, col genere giallo? Io chiamo gialletto perché non è a tinte dark, insomma, è abbastanza insomma, un po' scherzoso, ironico. Let... Gialletto è, è carino esatto, come, sì. <ride> come definizione, però, secondo me, da, da quello che è, stato poi, che è stata la risposta eh. della critica, anche del, del pubblico, è proprio un giallo a tutti gli effetti. Perché mi sa che ti è venuto molto bene questo, questo romanzo. Ricordiamo il titolo: Doppio giallo sotto un cielo azzurro. Assolutamente, ma devo dire che Renato, insomma, riserva sorprese, mm, un artista sì. davvero a tutto tondo e prima lo citavi, perché tu sei stato anche autore di certi testi molesti. Ecco, noi volevamo sapere, detto tra noi, ma qual è il testo più molesto che hai scritto che ricordi eh, con piacere e poi soprattutto volevamo capire come ti è venuta eh, questa idea di scrivere i testi molesti, sì, perché giochi un po' con questo nome, no? Testi Molesti, diciamo che fu un, un, un disco molto insomma, attaccato anche, eh, ci fu il, il quotidiano, eh, quello della Chiesa, eh, non ricordo il nome. Eh. L'Avvenire, l'Avvenire, ci fu un articolo sull'Avvenire che lo stroncò totalmente, sto, sto, sto disco proprio ne parlò malissimo, anche perché all'epoca io avevo usato delle, delle voci campionate, all'epoca si, si usavano i campionatori, quelli là, hardware, quindi avevo campionato la voce del Papa, del Cardinale Martini, e, insomma questo giornale è molto, molto da ridire. Su, su, su come avevo insomma, composto i testi di queste, di queste canzoni. Se dovessi dirci, secondo te, proprio quello più molesto che hai scritto, qual è? E si chiama Vergogniamoci. Già il nome eh, ci dice tutto. Ci Ma dice tutto. se non sbaglio, sbaglio c'è anche un altro tuo scritto: Siamo tutti colpevoli o qualcosa. È un, è, un, è un libro che ho, insomma, ho curato io, ho messo insieme pensieri di altri. Proprio su questo argomento, cioè, eh, siamo colpevoli anche noi di tante cose che succedono, ma di cui non ci sentiamo colpevoli. E quindi abbiamo fatto scrivere eh, nelle scuole tanti ragazzi. Insomma, abbiamo raccolti i loro pensieri e non ho fatto altro che raccoglierli e metterli insieme. Insomma, ho chiesto a questo so, 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 so gruppo di ragazzi dei de, 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 de licei, di de, de vari licei di Napoli, di scrivere un po' su questo argomento e sono uscite delle cose interessanti. Insomma... Quindi tra vergogniamoci, siamo tutti colpevoli, diciamo che comunque il tuo lavoro, qualunque sia l'ambito, diventa anche un po' un pungolo forse, sì. no? un po' per tutti, per le coscienze e nel, nel farci magari qualche, qualche domanda in più. Eh, sì. Ma io domande me ne faccio tutti i tutti tanti giorni, devo essere sincero, a molte domande non riesco a trovare risposte. Io vorrei in chiusura ricordare sì. l'appuntamento del 4 ottobre esatto. al cineteatro La Provvidenza di Vallo della Lucania quando sarà proiettato il puzzle, che ricordiamo è il film che Renato Salvetti ha realizzato con i ragazzi del nostro territorio. E quindi chi volesse venire, Renato, cosa ha da fare? Allora uh, vorrei dire giusto un'ultima cosa. Uh, logicamente, il, il, questo, questo, questo film è stato realizzato e eh, non, non avremmo potuto fare a meno di Franca Bate Giovanni e Marina Sorrenti, cioè, loro sono state le, le, le due uh, cocce che hanno um, realizzato i laboratori con i due gruppi di ragazzi e, e hanno lavorato alla regia insieme a me. E sono due uh, artiste insomma mh, molto note. Uh, e, insomma, senza le quali non, tutto, tutto ciò tutto questo che stiamo facendo la, non l'avremmo potuto fare sicuramente uh, chi vuole venire a vedere questo film può farlo uh, collegandosi, andando sul sito del, del Campania Teatro Festival e, e spedendo una lettera cioè, se non ricordo male c'è un, una pagina con tutte le, la, tutta la programmazione del, del festival e cliccando sulla, 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 sulla pagina del puzzle eh, si può inviare una mail per, per prenotare i posti. il okay. Va bene, allora noi ovviamente ci uniamo all'invito di andare eh sì. assolutamente a vedere questi nostri ragazzi che si sono cimentati e che hanno avuto questa grande opportunità di capire come si fa il cinema, cinema. di diventare... Uh, protagonisti ricordiamo che sono già, siamo già al quarto anno quindi uh, si spera che ci siano delle prossime edizioni quindi invitiamo già da adesso uh, i ragazzi più piccoli che volessero avvicinarsi a uh, questo mondo a stare attenti a drizzare le antennine e quindi a, a capire tutte le informazioni per sapere quando ci sarà perché penso che ancora un po presto vero per dirlo Renato se il prossimo anno ci sarà o possiamo invece dirlo? Ah, io, non lo so, io so che, che, che Ruggero uh, farà di tutto per portare avanti questa scuola, me lo, me lo, me lo ha già detto, però logicamente eh, deve, deve fare tante, anche altre, tante altre cose, quindi eh, io spero che si riesca a fare, eh, lo sapremo comunque. Mh... A breve spero di riuscire a sedere. Crociamo le, le dita e quindi sempre i tempi tecnici eh, che sì. eh, ci vogliono per, per realizzare questi progetti, cogliamo anche l'occasione per salutare il maestro Ruggero Cappuccio, che tanto si spende sì, per ecco. il nostro territorio e che è stato anche nostro, nostro ospite. ospite venuto a presentare il suo libro, La Principessa di Lampedusa. Renato, che dire, grazie davvero per essere stato con noi oggi. Grazie, Renato. <ride> grazie a voi buon lavoro in bocca al lupo per questa proiezione allora Roberta eh sì un'altra bella puntata un bella devo puntata. dire davvero molto incentrata sul nostro territorio a noi piace insomma scoprire sì. questi artisti che vivono poi perché si sentivano dalle parole di Renato che è molto anche attaccato al nostro territorio quindi bello bello davvero sì, ringraziamo ancora Renato Salvetti e ringraziamo anche il nostro regista per un giorno perché <ride> oggi abbiamo avuto alla regia il nostro Giacomo Giacco. Assolutamente, non devo sbagliare, qui abbiamo tutti gli stessi cognomi, sì, quindi vero. non abbiamo avuto Andrea Giaccio, ma Giacomo Giacco, quindi grazie a Giacomo per grazie. averci assistito e rimandiamo l'appuntamento al prossimo giovedì. A giovedì prossimo, grazie per averci seguito.